Salve a tutti ragazzi e benvenuti insieme in questo nuovo video di Batman Arkham Asylum. Bene, riprendiamo da dove eravamo rimasti e vediamo un po' se è vero che dobbiamo andare qua. Ah, sono nuove. Ah, ma allora sono stato io che ho fatto cacate? Possibile che quando ero qua mi sono confuso e sono andato indietro? Tutto è possibile. Vabbè, scusatemi ragazzi, può succedere, piccolo defiance. È il direttore che vi parla. È di vitale importanza che scarichiate immediatamente le armi che avete addosso. Oh, mi raccomando di scaricarle. Non riesco a leggerle. Di scaricarmele in testa. Ok. Devo stare attento. Perché qui ci sono dei cecchini. Vediamo se riesco ad andare in qualche modo. Vai. E infatti qua devo andarci. Tac-te. Ecco qua. Uno è andato. Un cecchinazzo è andato. Scusate se ho fatto. Ho detto strada. Comunque avrò fatto i tagli sicuramente. Perché dai, rifare tutto quanto da capo non aveva senso. Ok. Vediamo un po'. Sì, no, ho sbagliato il pulsante. Io devo cercare i cecchini. Non ce ne sono altri. I cecchinazzi. Cecchinazzi. Non ce ne sono altri. Va bene, ok, andiamo qua allora. Ritorniamo dove eravamo per vedere se mi manca qualcosa. Questo è quello mo morto, svenuto, quello che è. Ok, di qua. Di qua. Non vedo altri cecchini. Ok. Abbiamo preso anche questa. 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 Devo andare di qua. E qua cosa c'era? Ah, quell'ascensore strano. Ok. Monta carichi, quello che è. Ok. Ci siamo quasi. Dobbiamo andare là. Io ho paura di quelli sopra perché li vedo armati. Vabbè, cerchiamo di fare quel che possiamo. Non è così difficile quando non siamo legati. Sì, vuole verificare il polso adesso, Oddio. dottore. Se non mi credono, non è mai così facile. Sei sempre sedato. Vai! È qui! Ok, vai così. Vai! Vai! Oh, ho sbagliato il pulsante! Ho sbagliato il pulsante! Vai! Aia! Ah, questo qui ho capito cosa bisogna fare! Cavoli, fritti e salame recco! No, questo, quello sì, quello sì. Questo sì, questo sì, questo sì, questo sì. No, ho sbagliato ancora. Scusate, mi avete pazienza. Purtroppo sono vecchietto anch'io. Aia. Oh, beh, volevo fare il colpo così. Oh, no, aspetta un attimo, un secondo. Ecco qua, ed ecco qua. Oh, vai così, che è una figata. E vai. Non riesco mai a fare il contraccolpo perché ogni volta c'è una cosa, ma pazienza. 7x10. Ok, mi sono rigenerato. Ciao. Sì, mi sono rigenerato. Ma tu ti ho liberato? Mi dici un grazie, prego, un buonanotte, un salve, un ciao. Non mi dici un cazzo. Perfetto. Sono fatto il culo per niente. No, vabbè, dai, l'ho salvato. È la cosa importante questa, no, alla fine. Ok, andiamo pure avanti. Otto, credo di sì. Quando è successo? Forse quando gli hai sparato. Vediamo. Primo nastro di valutazione del paziente. Nome Victor Zaz. Ah, Zaz. Dichiarato malato mentale in seguito all'omicidio di almeno 20 donne nell'area di Gotham. Perol. Salve, Victor. Sono la dottoressa Cassidy. Dal momento che è la nostra prima sessione, cerchiamo di conoscerci meglio. Non ho bisogno di conoscerla, signorina. È tutto privo di senso. Non lo trovo un atteggiamento un po' negativo, In Victor? effetti. Sicuramente ha letto la mia storia. Sì, è vero. So che proviene da una famiglia benestante, che i suoi genitori sono morti e che ha perso tutti i soldi al gioco. Ah, beh, Niente di bravo. tutto questo ha importanza. Perché continua a dire così, Victor? Perché l'unica cosa che conta è la tacca. Ha visto i miei capolavori, signorina? Si riferisce alle tacche che ha sul... Certo che mi riferisco a loro. C'è spazio anche per la sua. Vuoi vedere dove? Ecco, molto interessante. Un altro psicopatico. Vediamo se c'è qualcosa. A parte quello. Ok. Forse potrei. Avevo letto apri. Ok, vediamo un po' che succede. Se riesco a fare una cosa medio tattica. Vai! Capo! Oh sì! Grande così! Vai così, Batman!
spacca il culo ai canarini. Eccolo qua. Eccolo qua, posto. Il cappellone l'abbiamo sistemato. Oh, grande così, vai. Perfetto, vediamo se c'è qualcosa che possiamo fare. Beh, in effetti sì. Qui non possiamo andare. Non c'è modo di andarci. Non c'è modo di salire. Non c'è modo di fare un cazzo. Ok. Di là. E di qua cosa c'è? Uno svenuto. Qui non c'è niente. Qui ci sono le docce, così sembra. Ma di solito nelle docce c'è una grata, qualcosa. Non c'è un cazzo. Ah, ho fatto il giro. Ah, quindi dovevo venire qui. Beh, interessante. Oh, salve. Ecco qua. Ecco qua. Altri? Ed ecco. Scusa, ho sbagliato. Ed ecco qui. Perfettico. Vediamo se c'è qualcos'altro da prendere. Altre tracce lì. Va bene, adesso ci vado. Volevo vedere se c'era effettivamente qualcosa che potevo fare. A parte tutti i morti che ci sono svenuti, smembramenti, eccetera. Vediamo un po' qua cosa c'è. Un altro bagno. Mi sembra ovvio. Non c'è niente. Ma uno specchio. Uno specchio. Beh, un altro di quelli facili, non vantarti troppo. C'era un indovinello? Non lo sapevo neanche. Ma non l'avevo neanche guardato, sinceramente. Non c'è nient'altro. Vabbè, pazienza, era facile. Oh, potenziamento! Oh, sì, l'ho dato. Tutti santi. Vediamo cos'altro abbiamo qui all'inizio. Potenziato, potenziato. Questo è per 8, che non faccio mai. Questa è sempre la tuta. È la tuta in effetti quasi quasi. Vai, potenziamo la tuta. Vai con la potenziamento. E ne ha sbloccato ancora un altro. Vabbè, faremo. Ok, andiamo pure. Ottimo, ottimo, ottimo. Vedi, alla fine, vedete, alla fine esplorare porta sempre bene. Oh, molto bene a quanto pare. Perfettico. Vai così. Niente, andiamo pure. Scusate, andiamo pure. Dove dovevamo andare? Cavolo, 2660 mi ha dato. 2600. Allora, era di qua. Era di qua, ok? Sì? Ah, grazie. Oh, yes. Scusate, allora. Oh, niente, volevo andare su, ma meglio di no. Ok, altri. Tutti qua. Ma questo ha perso saliva o sangue, quel che sia. Ovunque. Wow. Sono leggermente pazzi? Quindi la strada alternativa è questa. Qui dove si va esattamente? Il maglietto contenente le armi da fuoco delle guardie. Le armi da fuoco delle guardie, eppure non mi dai un cazzo. Ok. Vediamo un po' se c'è qualcosa che potrei fare. A parte suicidio. Guardie di sicurezza? No, non mi fanno niente questi. Ok, va bene. Niente, non mi fai accedere a nulla, a meno che non ci sia qualcosa qua. Non mi fai accedere a nulla. Qua ci possiamo andare? È morto sicura? No, non è niente di che. Sono solo pazzi. Completamente pazzi. Volevo vedere se effettivamente ci fosse. Da qui sono abbastanza sicuro di essere venuto, sì. Di là siamo andati, di sopra siamo andati. Qui è quello là. Qui è dove sono sceso. Qua c'è altra roba. Qui c'è altra roba. Ah. Aspettiamo, prima andiamo di qua un attimo. Mamma mia che casino, vedete che ce n'è altra. E vediamo un po'. No, qui non si può andare a posto. Apostolo, vai così. Mi dispiace che non ci sia nient'altro, ma effettivamente non c'è niente veramente. Grazie da dentro. Ok. Mi hai personato, bravo, intelligente. Olà, olà là. Il miglio verde, wow. Oh, vecchi c'è, salve. Oh, quelle due, dici? Non mi interessano molto i fiori, Ivy. Stanno male, chiedono aiuto. Sì, le vedo, stanno chiedendo aiuto quelle due. Resta dove sei, ci manca solo che ti liberi anche tu. Povere piccoli, io vi salverò. Non gli permetterò di farti male.
Poison Ivy. Ed era velenosa. Ah, ogni volta che lo vedo sembra più sexy. In qualsiasi, diciamo, manifestazione venga. Colorata o non. Allora. Eh sì, un attimo, Eder, adesso ti aiuto, ti faccio, ti dico tutto quello che c'è da sapere. Però vorrei prima sapere e vedere se effettivamente devo fare qualcosa da qualche parte. Devo fare così? No, scusa, credevo, ma non è così. Ok, andiamo pure qua e vediamo che succede. Ho un'altra scansione. Io l'Eder la vedo, non so, non so come aiutarti, ma non mi dice niente qua. Starò soffrendo quelle due. Un caso di identità sbagliata. Quindi cosa esattamente devo facere? Oh. Per favore, qualcuno mi aiuti! Sì, arrivo anche da te, non ti preoccupare. Un caso di identità sbagliata. Cosa sarà mai? Oh. Mi liberi. Aspetta, perché questa mi sembra... Oh, cazzarola! Nessun oggetto rilevato. Peccato. Volevo fare un po' in giro. Vabbè. Io ti libero anche. Oh, ciao. Harley! Sì? Devi aiutarmi. Ah, vi ragazzi, che brutta cera. Posso procurarti uno shampoo? Le piante, non le senti? Il loro lamento mi mette l'angoscia. Sì, peccato. Ciao. Per favore, fammi uscire. Moriranno senza di me. Non so, Rosa. Non sei sulla lista degli invitati del signor Joker. Beh. Ti prego. E che cavolo, hai diritto a una pausa. Wow. Oh, santa pasta. Ragazza. Mi sento molto meglio. Anch'io. Non saprei chi scegliere delle due. Potrei stare a guardare quelle femmine per tutto il giorno. Che commossa. E a proposito di rivolte, eccovi un assaggio di disordine civile che ho cucinato per voi. Oh beh, salve. È fantastico. Tutto questo è fantastico. Soccorri. Scusate. Ha preso il controllo degli override delle sicurezze. Ho il generatore di sequenza, ma senza il terminale del mio ufficio è inutile. Tu mi dai... Il suo terminale è stato distrutto. Mi dia il sequenziatore. Cosa? Oh, sì, certo. È inutile. Con metacodice non entra da nessuna parte. Siamo bloccati qui dentro. Finalmente ho l'hacking. Allora, il sequenziatore criptografico utilizza frequenze ultra all'ultrasuono per eludere i sistemi di sicurezza. Riesce a violare i protocolli di sicurezza con una chiave di decrittazione a 512 bit. La miseria. Ai tempi 512 era tanto anche adesso. Sempre. Allora, seleziona. Seleziona, grazie. Ho detto seleziona. E dove devo andare? Individualo? Individualo. Dove devo individuarlo? Eccolo qua. Oh, finalmente. Vai. Vediamo cosa devo fare adesso. Devo spingere su e giù. Ah, così? No. Ah, ho capito. Così. Così. Finché non arrivo alla frequenza giusta. Ok, ho capito adesso, scusate. Ci ho messo 30 anni. Ok, potete... Chiuda il cancello quando me ne sarò andato. Sì, buona lo farò idea. Senz'altro. Un uomo della mia levatura non può cadere nelle loro mani, giusto? No. Allora, identità sbagliate. Oh, l'ho trovato! Vai! Chi è? Oh, salve! Questo è Basil Carlo, quello della melma lì, del fango, mi sembra. Scusate, devo andare qua. Dopo me lo leggo con calma. Bene, bene, ne abbiamo trovate abbastanza. Allora, facciamo così. Ok. Facciamo così. Scusate. E vai! Ho fatto una figura di merda?
Ho fatto una figura di merda. Perfetto. Ok, quindi qui è un'altra cosa. Ah, perché lui non è Sharp. Mi faccia uscire di qui! Ha liberato il direttore sbagliato. È un impostore. Lo sa che ci sono un sacco di mostri qui dentro. Ok. Mi dai un altro dialogo? Sono io, il direttore. Mi conosce. Non può lasciarmi chiuso qui. Quindi ci ho azzeccato la prima? Ah, interessante. Solo olografico la cosa. Va bene, dunque io sono entrato qua e l'ho rotto. Quindi se adesso andassi qua, cosa succederebbe? Ecco, questo è una cosa che mi può interessare parecchio. Ho l'esplorazione in questo gioco quanto paga. Vai, grazie, molto gentilo. Girati però, grazie. Perfetto, trofeo del nemico sta trovato. Vediamo quanti ne mancano qua. Non si illumina niente, quindi no. Scusatemi. Ok, quindi qui non c'è niente. Se io faccio la vista sonica, supersonica, di Batman e di tutto il resto, non c'è niente. Quindi me ne devo andare. Così sembra. Cosa c'è lì? Cosa c'è qui? Qui non... Oh, ma posso andare. Interessante. Ecco, dove mi è messo la mano? Va bene, allora, quindi se io facessi così e poi così, vediamo un po', appena si gira molto, ok. Miserica, che potenza inalata. Oh, salve, che piacere. Eccola qua, che e lei ha fatto. Alla fine l'hai trovata. E così sembra. Ma come cosa? Ma mi fa sempre dei complimenti questo qua che sono incredibili. Ok, vabbè, questa qui è fatta. Adesso cos'altro c'è? A parte la morte, con quella sempre. C'ho il mantello che è bagattato, la fronte che è messa da cavolo. Ivy che si è liberata. Beh, stiamo andando bene, insomma. Sì. Oh, cavoli. La vedo piuttosto ardua la cosa. Va bene, dai, facciamo che... Visto che ho fatto anche un taglio, ci fermiamo qua. Così, tanto ho salvato. Mamma mia, il gioco è veramente bello. Le cose nascoste sono tante. Finalmente, piano piano, stiamo cominciando a prendere sempre più gadget, sempre più utili, sempre più belli. E comunque, i personaggi stanno uscendo fuori tutti. E la cosa mi interessa molto. Quindi io, per il momento, vi invito a lasciare un like, un commento se vi piace la serie e farmi sapere cosa ne pensate. E per adesso vi do saluto da Shiva. Ciao ciao!